diciamo, andare nella home page e scrivere abbonati, abbonati. Ecco qua, vediamo, vediamo. Come aumentare, quali sono 5 modi per aumentare l'autostima? Vediamo un po'. Allora, nel frattempo ti ricordo ovviamente di iscriverti al canale, attivare la campanella e se vuoi fare una donazione puoi farla cliccando sul tastino col dollarino. Allora, cerchiamo di capire un attimino quali sono le modalità per migliorare, per sviluppare l'autostima. Sicuramente, come dire, il primo punto, mentre salutiamo la nostra Rosy, donna ospedaliera, salutiamo anche Roxy Rosa, la donna ospedaliera e Rosy, che adesso è assunta al ruolo di donna cuciniera, visto che c'è il canale anche di cucina. E poi il ruolo lasciato libero dalla nostra Rosy, che da donna cuciniera è diventata donna ospedaliera. E cerchiamo di capire quindi un attimino quali sono 5 modi per aumentare l'autostima. Quali sono 5 modi? Salutiamo anche Crazy Robby. Allora, il primo modo è quello di come dire, trattarsi bene, cioè trattati bene se vuoi aumentare l'autostima, devi impararti a trattare bene. Spesso noi siamo duri con noi stessi, ci tartassiamo, dobbiamo imparare veramente a essere, non dico più accondiscendenti, ma più morbidi nei confronti di noi stessi. Cioè dobbiamo imparare a conoscerci e sviluppare quella che può essere l'autocompassione. Quindi dobbiamo trattarci con gentilezza, trattarci con compassione, questo è un punto fondamentale, accettare i difetti e che fanno parte comunque di un processo di crescita. Salutiamo la nostra cancerina, un'altra vecchietta di 85 anni. Quindi questo è il primo punto fondamentale. È certo che se tu usi delle parole dure con te stesso, praticare, come possiamo dire, l'autocompassione è fondamentale, trattarsi con gentilezza è fondamentale. La prima cosa per praticare l'autocompassione è quella di creare uno spazio sicuro per te stessa, per te stesso. Cioè, quando ti trovi in situazioni stressanti o difficili, cerca di creare uno spazio sicuro nella tua mente. Immagina un porto sicuro, immagina un luogo sicuro e rassicurante, dove puoi trovare praticamente conforto e sicurezza. Puoi, ad esempio, chiudere gli occhi e immaginare di scendere dentro all'interno di te stessa, come se fosse un palazzo, e arrivi in un luogo sicuro, al centro di questo palazzo, un porto sicuro nel quale nessuno ti può disturbare. Quindi questa tecnica immaginativa, poi magari farò una meditazione, salutiamo la nostra Carmela. Poi farò una meditazione, magari su questo, però entrare dentro di sé, immaginare di proprio di scalare l'edificio del proprio rilassamento e entrare via via in contatto con se stessi, scendendo sempre più in profondità, fino ad arrivare in quel luogo sicuro dove niente e nessuno ti potrà più ferire, niente e nessuno ti potrà più far del male, in cui sei completamente tranquilla, tranquillo, sei completamente sicura, sicuro. Questo piccolo esercizio ci consente di raggiungere comunque uno stadio di sicurezza, uno stadio di benessere che può essere anche molto, molto profondo. Quindi, creare uno spazio sicuro in se stesso è il punto fondamentale. La seconda parte è anche, sempre per quanto riguarda l'autocompassione, come dicevo, essere gentili con se stessi. Cioè, quando ti trovi ad affrontare sfide, momenti difficili, momenti di difficoltà, trattati con gentilezza, anziché essere duro con te stessa, con te stesso. Chiediti che cosa diresti a un amico in una situazione simile. Applica lo stesso tipo di compassione e sostegno a te stesso, come se fossi il tuo miglior amico, devi diventare il tuo miglior amico di te stesso, di te stessa. E poi è importante, sempre per essere compassionevoli nei confronti di se stessi, praticare
La consapevolezza, cioè diventare consapevole dei tuoi pensieri. Quali pensieri hai? Quali emozioni hai? Diventa consapevole dei tuoi pensieri, diventa consapevole delle tue emozioni, ma senza giudicarli. Noi spesso anche qua siamo dei giudici di noi stessi e ci giudichiamo male. Oppure permettiamo che altri ci giudichino male. Cioè, uno ti giudica come vuole, ovviamente, però noi dobbiamo sbattercene le balle di come ci giudica questa persona. Dobbiamo altamente fregarcene. Non dobbiamo credere, cedere per nessun motivo al giudizio degli altri. Quindi, ma chiunque siano questi altri, potrebbe essere un genitore, potrebbe essere un figlio, una figlia. Noi non dobbiamo dare retta al giudizio degli altri, quindi dobbiamo praticare la consapevolezza, quindi essere, diciamo, sviluppare una prospettiva diversa. Ovviamente ricordando che possiamo fare degli errori, ma dobbiamo semplicemente ribaltare la situazione. È molto importante renderci conto che però dobbiamo essere grati a noi stessi, dobbiamo essere sinceri, soprattutto nei confronti di noi stessi, le persone mitomani. Le persone che si inventano situazioni non potranno mai essere felici. Un altro punto è quello di coltivare la gratitudine. Prenditi ogni giorno per riflettere su ciò che sei grato nella tua vita. Questo è un altro punto molto importante. Ovviamente questo è il primo punto, quindi praticare l'autocompassione. Il secondo punto per aumentare l'autostima riguarda proprio la conoscenza di se stessi. Conoscere se stessi è un passo fondamentale per aumentare la propria autostima. Quindi devi dedicare ogni giorno per riflettere su quello che tu vuoi. Salutiamo la nostra Betty Kotich, la nostra pittrice. Esatto, diventare il miglior amico di se stessi è la cosa fondamentale, anche perché se non siamo noi ad amarci, non puoi sperare che sia qualcun altro ad amarti. Quindi fare un elenco dei tuoi punti di forza, delle competenze, delle tue caratteristiche positive, è molto importante, rifletti su te stesso, esplora quelle che sono le tue passioni, i tuoi interessi, accetta anche le tue debolezze, cioè oltre a riconoscere i tuoi punti di forza, devi anche accettare le tue debolezze, che possono essere fortificate, ma in prima istanza dobbiamo accettarle fondamentalmente. Soprattutto non dobbiamo lasciarci condizionare dagli altri, perché se gli altri ti condizionano, beh, ovviamente non è che tu potrai fare molto nella tua vita se sei sotto la spada di Damocle del condizionamento altrui, che devi assolutamente superare. Ci sono tante cose che devi imparare a fare se vuoi ottenere dei risultati. D'altra parte devi riconoscere anche quello che c'è di buono dentro di te, riconoscere quello che c'è di unico dentro di te. Quindi tu non è che devi lottare per fare questo, per fare quell'altro, quindi devi semplicemente alimentarti di situazioni positive, devi essere immerso nel flusso, essere immerso in quello che possiamo chiamare flusso, smettila di rimuginare, smettila di stare lì a pensare, quindi smettila di capire, di voler capire se hai fatto bene, se hai fatto male. Tu fai per dare energia a te stesso, tu fai per dare energia alla tua autostima. La cosa importante è uscire fuori dal sentimento di inadeguatezza, perché se tu ti senti inadeguato ti svaluti, ti autosvaluti da solo. E ricorda che tutta l'autostima è fondamentalmente, tutta l'autostima dipende soltanto da noi stessi, è autostima. È ovvio che noi spesso utilizziamo delle parole sbagliate, ci diciamo sono sbagliato. Se ti fai condizionare dagli altri non ne uscirai mai, quindi
inizia a dirti io mi stimo, io mi piaccio, io sono la persona più importante del mondo e non farti condizionare dagli altri. Si diceva a Gesù che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Noi potremmo estendere questa cosa e dire che l'universo è fatto per l'uomo e non l'uomo per l'universo. Quindi noi facciamo parte dell'universo, ma non dobbiamo diventare schiavi. Ci sono tante persone che diventano schiavi del giudizio degli altri e inesorabilmente cambiano il loro atteggiamento, cambiano il loro comportamento, cambiano le cose che gli piacciono o che non gli piacciono proprio perché gli altri in qualche modo gli impongono la loro visione della vita. Quindi non dobbiamo mai farci imporre una visione della vita diversa. Nella nostra vita dobbiamo vivere le cose belle. Il segreto è che dipende soltanto da noi. Dobbiamo uscire fuori dagli schemi di autogiudicarci negativamente se vogliamo essere positivi. Inizia a mettere parole diverse, anziché parlare di fallimenti, parlare di tristezze, parlare di disagi, inizia a parlare di cose positive, di quello che di positivo c'è in quel momento lì nella tua vita. E se una cosa non ti piace, cambiala. Cioè, se non ti piace il tuo lavoro, devi cambiarlo. Ma non si trova lavoro, ma qui non trovi lavoro perché ti resti vincolato a quel lavoro che fai. Cioè, se una cosa non ti piace, devi cambiarla. Se tua moglie non ti piace, devi cambiarla. Se tuo marito non ti piace, devi cambiarlo, devi sostituirlo. Se il tuo fidanzato non ti piace, devi cambiarlo. Quindi noi dobbiamo, puntare su ciò che veramente ci piace, anche perché la vita è una sola e non è che vivete in eterno. Sapete che, la vita è limitata, è molto limitata, per cui potete anche schiattare oggi o domani, no? Quindi è molto importante fare le cose nel modo giusto, cioè godersi quel momento, quel tempo che per adesso abbiamo. Ma noi abbiamo soltanto il presente. Un altro punto fondamentale è abbandonare i sensi di colpa. Vivere i sensi di colpa non ha nessun senso, no? Cioè, i sensi di colpa sono qualcosa di estremamente negativo che ti condiziona in tutti i modi. Quindi tu non devi mai sentirti in colpa per nulla. Casomai si sentiranno in colpa gli altri. Questo è il punto fondamentale. Tu non ti devi sentire in colpa per nulla. E devi, identificare quindi quali sono le tue passioni, quali sono i tuoi interessi. Impara, prima di tutto veramente devi sapere cosa ti appassiona, che si tratti di cucina, fotografia, eccetera, eccetera, tu devi sapere in che direzione vuoi andare, devi sapere che risultati vuoi raggiungere, quindi devi impostare anche degli obiettivi chiari, devi mettere in atto delle azioni costanti. La regola dovrebbe essere obiettivo alto, attaccamento basso, obiettivo alto, aspettativa bassa e sforzo continuo. Questa è la vera regola per sviluppare autostima, per migliorare il rapporto. Ovviamente impara tutte le cose che vuoi imparare, cerca di impararle da diverse fonti, in modo tale da avere un'informazione più oggettiva possibile. Senti il verso e l'inverso, è fondamentale anche questo per poter poi mettere in atto delle situazioni. Dobbiamo anche effettuare una pratica costante, allenarci costantemente al successo. Il successo non viene tanto così perché, ma viene con un duro lavoro, viene se ti impegni, viene se fai qualcosa di positivo. È molto importante quindi imparare a fare qualcosa di positivo per ottenere i giusti risultati. Ovviamente un'altra cosa che dovresti imparare a fare per aumentare la tua autostima è quella di imparare nuove abilità, imparare cose nuove fondamentalmente. L'acquisizione, di nuove competenze aumenterà di fatto, ipso facto, la tua autostima. Questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Il terzo punto su 5, l'acquisizione di nuove competenze sarà gratificante, ma questo ti consentirà di esplorare i tuoi interessi, fare ciò che ti appassiona, fare ciò che ti stimola,
fissare degli obiettivi chiari, anche questo è importante, scegliere anche la modalità di apprendimento, tra virgolette, no? Per specializzarti su quella situazione, su quella cosa, avere una pratica costante e celebrare i tuoi successi. Ad esempio, uno può riprendere uno strumento musicale, può riprendere qualcos'altro, noi abbiamo tutte queste possibilità. Imparare nuove abilità, nuove competenze per aumentare l'autostima, questo è un altro punto importante. E poi dobbiamo fissare degli obiettivi realistici e raggiungibili. Gli obiettivi devono essere sempre realistici, devono essere sempre raggiungibili, cioè ci permettono, devono permetterci di raggiungere quello di cui abbiamo bisogno. Questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale. Dobbiamo fissare degli obiettivi realistici e raggiungibili ed è fondamentale per sviluppare un senso di autostima. Inizia con piccoli obiettivi, perché non bisogna mai iniziare con le cose grosse, ma bisogna iniziare con piccoli obiettivi, perché piccoli obiettivi ti possono dare una misura di quello che tu vorrai fare, no? Quindi imposta obiettivi realistici, questo ti aiuta a mantenere un senso di autorealizzazione, fiducia in te stesso. E poi cosa devi fare? Beh, devi essere specifico, fissare delle scadenze realistiche, dividere gli obiettivi in tanti sottobiettivi, celebrare i tuoi successi, cioè non sottovalutare i piccoli successi che che hai, ma ogni successo è comunque un successo, devi lavorarci sopra e festeggiarlo, diciamo. Quindi visualizza comunque i tuoi progressi, questo ti aiuterà a monitorare, celebra, come dicevamo, festeggia ogni volta che raggiungi un successo e definisci nuovi obiettivi, perché gli obiettivi possono anche cambiare, non è che dobbiamo rimanere vinculati vita naturale durante un obiettivo, gli obiettivi li possiamo anche cambiare ed è molto importante passare anche a un nuovo obiettivo, fare un cambiamento. Per migliorare la tua autostima devi recuperare delle cose positive, cioè non devi cercare, come dire, che delle cose positive non si manifestano, non avvengano. Salutiamo Don Matteo e abbonarsi al canale di Massimo Taramasco. Bravo Don Matteo, forse è il modo migliore. Comunque, per migliorare la tua autostima devi recuperare delle cose positive, cercare di fare un calcolo, anche in questo caso, racimolare tutte le cose che possono avere un senso positivo per te, per caricarti comunque in qualche modo. Quindi questo è un altro punto molto importante se vogliamo avere successo, evitare di rimuginare, no? Perché ci sono persone che vengono lasciate dal fidanzato o dalla fidanzata e iniziano a pensarci sopra, ma come mai? Ma come mai mi ha lasciato? Ma come mai? Ma perché mi ha lasciato? Ma non doveva lasciarmi? Ma perché mi ha lasciato? Questo purtroppo è un dato di fatto, no? Cioè tu non devi, questo abbatterebbe la tua autostima, tu te ne devi fottere, quando ti capita un evento negativo te ne devi assolutamente fottere, te ne devi sbattere le palle. Intanto il mondo è pieno di pesci e per un pesce che ti lascia, se butti la rete troverai tantissimi altri pesci, quindi vai a pescare il pesce giusto perché il mare è veramente pieno zeppo di pesci, non puoi stare a rimuginare ogni volta, ma come mai, miei pesci, cioè tu devi, diciamo, praticare anche proprio ricordarti che sei comunque una persona umana che ha diritto di sbagliare, no? Quindi un altro punto è praticare l'autoaffermazione positiva, cioè utilizzare nuove affermazioni positive, cambiare il dialogo interno, cambiare il dialogo interiore porta sicuramente a degli vantaggi operativi molto grandi. Cioè utilizza delle affermazioni positive che possono cambiare il tuo dialogo interno ed è un punto fondamentale. Identifica i pensieri negativi, perché identificare pensieri negativi è un altro punto molto importante. Prendi nota dei pensieri negativi che attraversano la tua mente, salutiamo Fiore. Prendi nota dei pensieri negativi che attraversano la tua mente durante la giornata. Devi riconoscere il nemico, non devi nasconderti. Prendi nota dei tuoi pensieri negativi che attraversano la mente durante la giornata e questi
pensieri negativi sono spesso dei dubbi, sono spesso delle situazioni che ci tengono bloccati, sono spesso delle situazioni che ci tengono vincolati. Quindi dobbiamo eliminarli dalla nostra vita. Prendi nota dei passaggi negativi che si manifestano nella tua mente durante la giornata e sostituiscili con delle affermazioni positive, cioè con l'uguale contrario. Quindi in pratica devi sostituire pensieri negativi con pensieri positivi, con affermazioni positive. Ad esempio, se tra i pensieri positivi c'è, negativi c'è, non ce la farò mai, tu devi sostituirlo col dire sono capace di affrontare le sfide della vita con determinazione e resilienza. Questa è una delle modalità per superare i pensieri negativi. Ovviamente deve anche essere specifico, corretto. Le affermazioni positive devono essere specifiche, orientate all'azione. Noi dobbiamo sempre orientarci all'azione, dobbiamo sempre orientarci verso qualcosa di nuovo, verso qualcosa di positivo. Dobbiamo sostituire quindi pensieri negativi con pensieri positivi, essere specifici, concreti, e ripetere le affermazioni positive regolarmente. Deve essere un qualcosa di regolare. Fallo più volte al giorno, è importante. Crea anche delle affermazioni positive personalizzate sulla base delle cose che puoi andare a sperimentare, la possibilità di crearle, e poi integra, diciamo, le affermazioni nella tua routine quotidiana. La tua routine quotidiana deve, diciamo, contenere dei nuovi modi di fare, dei nuovi modi di essere, dei modi in cui tu vali più di prima. Ogni giorno deve essere un miglioramento in cui hai più possibilità di sviluppare, diciamo, una tua autostima, una tua forza positiva. Quindi la pratica costante delle affermazioni positive, che per qualcuno ha poco senso, può in realtà cambiare radicalmente il modo in cui tu percepisci il mondo, in cui ti senti con te stessa e con te stesso. Quindi col tempo la mentalità giusta, positiva, potrai veramente ottenere dei grandi risultati, veramente risultati molto molto importanti. E tieni presente che questa cosa che devi fare è veramente fondamentale, cioè superare i blocchi che ti impediscono quindi di fare le cose. E in ultimo, diciamo, un'altra cosa che devi imparare a fare, secondo me, è praticare proprio costantemente un'affermazione positiva. Cioè, utilizza le affermazioni positive per cambiare anche proprio il dialogo interno. Quindi pratica l'affermazione, usa affermazioni che attraverso il dialogo interno ti rendono una persona migliore. Io ce la faccio alla faccia di tutti. Io sono la persona più importante del mondo. Io ce la faccio alla faccia di tutti. Questa è un'affermazione molto importante. Identifichi i pensieri negativi, sostituiscili con affermazioni positive, ripeti regolarmente, vedrai che tutto andrà per il meglio. Salutiamo anche Pink, che tutto andrà per il meglio e tu potrai veramente diventare una persona diversa, una persona nuova, una persona che sa esattamente quello che vuole, che sa essere gentile con se stessa, che sa uscire dalla routine, sa amarsi e sa ottenere veramente dei risultati. Visualizza già il risultato desiderato. Questa cosa si chiama ricalco sul futuro, cioè tu vai a ricalcare il tuo futuro, vai a ricalcare il tuo futuro, vuol dire che lo visualizzi già come se fosse nel presente. Si intende proprio di riportare il futuro, un evento dal passato, dal futuro al presente, puoi riportarlo indietro. Anche se non si è ancora manifestato, lo manifesti per prima cosa nella tua mente, perché tu puoi sperimentare solo quello che passa nella tua mente. Non ci sono altre cose che tu puoi sperimentare se non quello che nasce nella tua mente. Quindi visualizza già il risultato desiderato, ripetiti delle affermazioni positive centrate proprio sul risultato che vuoi ottenere. Questo è fondamentale, è una prassi fondamentale, un passo fondamentale affinché finalmente tu possa vivere bene, vivere in armonia con te stessa, con gli altri, con tutte le persone che ti circondano,
E sono punti fondamentali. Integra queste affermazioni positive verso te stesso, verso te stessa, nella tua routine quotidiana. Le cose vanno fatte in modo routinario, meccanico, sistematico, le cose che vogliamo approfondire, che vogliamo far crescere. Se tu decidi una cosa, devi farla. Se decidi che andrai tutti i giorni in palestra alle 7, andrai tutti i giorni in palestra alle 7, alle 6, alle 5, a quell'ora lì. Non sgarrerai un giorno, perché se inizi a dire no, oggi non c'ho voglia, no, domani non c'ho voglia, la tua autostima diminuisce ovviamente, perché ogni volta che sei pigro, ogni volta che sei ricalcitrante a fare qualcosa che invece d'altra parte sarebbe cosa buona e giusta fare, la tua autostima diminuisce. Ogni volta che dici che vai in palestra e non ci vai, la tua autostima diminuisce. Ogni volta che dici che farai qualcosa e non la farai, la tua autostima diminuirà. Ogni volta che non farai qualcosa, che invece o farai qualcosa che dici che non vuoi fare, la tua autostima diminuirà. Quindi non è vero che l'autostima è qualcosa di statico, dipende da noi, dipende esclusivamente da noi. E quella che chiamiamo autostima, da questo punto di vista, diventa, come possiamo dire, diventa un blocco. Questo è un punto fondamentale. Quindi devi fare. Questo è il punto fondamentale. Se vuoi aumentare la tua autostima, se prendi un impegno con te stesso, cascasse il mondo, tu devi portarla avanti. Questo renderà la tua autostima sempre più forte, sempre più potente. E è ovvio che se tu invece ti lasci prendere dalle cose, farai soltanto cose inutili e la tua autostima scenderà drasticamente. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video, abbonatevi al canale se volete dare un